Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come settare l'RSSI sulla ricevente XM+. L'RSSI indica la forza del segnale radio e conoscere questo valore è fondamentale per evitare di allontanarci troppo col nostro quad e andare in failsafe. L'XM+ è una ricevente senza telemetria, infatti se nella Taranis facciamo Discover New Sensor non viene rilevato nessun sensore. Ciò significa che con l'XM+ non possiamo leggere sulla Taranis nessun dato che potrebbe essere inviato dal flight controller. Tuttavia, è possibile visualizzare il valore RSSI sull'OSD. Vediamo quindi i passaggi da fare per conoscere questo valore e come visualizzarlo. Il valore dell'RSSI è trasmesso dall'XM+ al flight controller tramite protocollo SBUS su un canale predefinito. Al momento abbiamo a disposizione tre firmware differenti, uno senza RSSI, uno con RSSI nel canale 8 ed uno con RSSI nel canale 16. Per capire se la nostra XM+ ha un firmware con RSSI, basterà andare su Betaflight nel tab Receiver. Se abbiamo configurato la ricevente in maniera corretta e questa è bindata e alimentata, muovendo gli stick della Taranis si muoveranno le barre corrispondenti nel configurator. Se a questo punto le barre AUX 4 o AUX 12 rimangono ferme a 1500, significa che il firmware della ricevente non ha l'RSSI associato né al canale 8 né al canale 16. In questo caso dobbiamo aggiornare il firmware. Se non sapete come fare l'upgrade, potete seguire il mio tutorial cliccando la scheda in alto a destra. Una volta aggiornata la ricevente, la colleghiamo di nuovo al PC e avviamo Betaflight. Ora sul tab Receiver noteremo una barra col valore a 2000 circa. Se abbiamo installato il firmware con l'RSSI sul canale 8, sarà l'AUX 4. Se invece abbiamo scelto il firmware con l'RSSI sul canale 16, sarà l'AUX 12. A questo punto andiamo su RSSI Channel e scegliamo l'AUX dove passa il segnale RSSI, nel mio caso il 12. Assicuriamoci che nel tab Configurazione OSD sia attivato e che anche nel tab OSD il valore RSSI sia attivato. A questo punto abbiamo completato tutte le configurazioni, possiamo salvare e uscire. Questo era il mio tutorial su come settare l'RSSI sull'XM+. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.